Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Riprendiamo con Call of Duty Mobile. Oggi sarà di nuovo una video reaction perché Anonymous YouTube ha postato un altro video ieri facendo vedere quelle che saranno le altre novità per quanto riguarda la stagione 6. Soprattutto per quanto riguarda il discorso armi in generale, le mappe per i multigiocatori, delle nuove skin e quant'altro. Adesso andiamo su YouTube e ci godiamo il video. Eccoci qua, ragazzi, facciamo partire il video. In realtà l'ho già visto il video. Ok, qua ci si presenta la schermata home, come vedete cambia lo sfondo e abbiamo una cittadina del Far West. Battle Pass trailer. Ok, così ci farà vedere i personaggi e più o meno le nuove modalità e le location. Abbiamo Ghost. C'erano a volte il Rust, ecco la nuova mappa con le diverse altezze per cecchinare. Saloon, Seraph, Ghost, le nuove armi tempo 25, Plus, Cordit, Lotlow, nuovo cecchino. Ah, e poi la nuova modalità Killed Confirmed, che dovrebbe farci vedere. Infatti dobbiamo, vabbè, qua è la mappa di Rust. Ah no, ce la farà vedere dopo, mi sembra errato. E poi qua mi sembra un altro personaggio nuovo, che qua ci fa vedere diverse skin. Poi c'è una granata in basso a destra con una nuova skin rossa. Questo è l'MSMC, molto carino, non fa per me. Ecco, questa è la modalità Killer Confirmed. Come vedete, una volta ucciso il nemico o una volta ucciso i nostri compagni, dobbiamo raccogliere comunque questo targhetto. Onestamente non so cosa possano fare, però lo dobbiamo scoprire tra pochi giorni. La mappa deve essere molto carina per gli amanti del multigiocatore. Qui abbiamo tre armi ottenibili probabilmente o con i lingotti d'oro che avevamo visto l'altra volta. Ecco ragazzi, questa poi stoppatevela, che vedete tutte le armi migliorate e abbassate di potenza, così anche le abilità speciali e anche per quanto riguarda il Battle Royale, scusate, le varie granate, varie armi. Finalmente War Machine l'hanno migliorato perché onestamente era abbastanza penoso. E di nuovo qua le armi leggendarie, tempo 25, molto carino, molto argentato. Il Cordit non lo conosco, quindi fatemi sapere voi che tipo di arma è. Il cecchino, mamma mia, questo è bello prepotente. Interessante questo russo, scusate. Questo probabilmente sarà il sostituto del mio attuale russo medievale. Qua ci fa vedere appunto le skin Nikto, Arteri, Tognocca tra l'altro. E poi questo qua Tombstone può essere, e Nomad versione deserto. E quale armi che si possono acquistare, diciamo la loro versione base, l'annihilator e quell'altro, il Cordit versione base, AK-17 Cyberspace, un po' così, così ci sono anche altre armi come il faro. E poi ci saranno eventi dedicati appunto a queste armi. E adesso ci dovrebbe far vedere le armi anche nella Battle Royale, che generalmente avevamo già visto. Ecco ragazzi, i bundle, cosa importante, saranno resi disponibili a tutti dal 1º maggio. Ecco, questo era il DLQ-33, il fucile a cecchino amato da molti nei multigiocatori, però come vedete nella Battle Royale che è shotta molto peggio rispetto all'Arctic 50, a quanto vedo. Ci sta, poi magari lui ha fatto l'upgrade al top, con gli accessori, qua spara random. E poi qua la Manowar, se non vado errato, che fino ad ora è stata devastante, a detta di molti, non l'ho purtroppo, non l'ho ancora provata, ma come avete visto qualche schermata fa, la depotenzieranno un pochettino per renderla un po' più competitiva. Altra cosa, cambiamento: se sei fuori dalla safe zone, a sinistra vedete la nuova, diciamo, interfaccia, c'è cioè questo alone azzurrino che ti sta a indicare appunto che sei fuori dalla safe zone.
E poi, vabbè, il Poltergeist, ma ne avevamo già parlato nel video scorso, anche adesso ve lo lascio in descrizione. Purtroppo qua lui fa sempre l'esempio del cane, che non è, secondo me, utile. Poteva provarlo con dei nemici. Come vedete, l'attivate, ti rende invisibile per una durata di tempo abbastanza breve. Non fa vedere, per esempio, se spara. Se eventualmente compare. Perfetto, ragazzi, quindi questo era un veloce video, trailer, cose, eccetera, per la stagione 6. Vi consiglio, appunto, se volete bene vedervi le cose, se vi interessano, createmi le discussioni qua sotto, io nei commenti, stoppate il video così ve le guardate. Spero che vi sia piaciuto, ragazzi, è un video molto veloce, ci voglio dedicare poco tempo perché ho altre cose da fare molto importanti. Spero, appunto, che possa rispondere a vostri molti dubbi. E da Oleg Pasquali vi mando un enorme saluto, un enorme abbraccio virtuale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.